si potrebbe dire che queste statue, tutte senza testa, sono il simbolo dei romani di oggi, che non hanno la testa. Abbiamo scelto questo luogo, epicentro di memorie dell'antica e prisca romanità, per illustrare l'ultima denuncia che abbiamo presentato al Consiglio Nazionale della Magistratura. A te la parola. Sì, qui siamo nei giardini esterni delle terme, ex terme di Diocleziano, che era un edificio di imponenza assoluta per almeno oltre 1500 anni, perché era una struttura che copriva un'area di circa 7 ettari quadrati, 7 ettari di terreno, cioè 70.000 metri quadri di superficie coperta, con edifici che arrivavano anche fino a 40 metri d'altezza. All'epoca i romani ci lavavano. L'imponenza si può vedere, perché basta vedere lo spessore di quei muri, sì, perimetrali, che sono, sì, quasi 2 metri di profondità. Sì. E qua altrettanto. Ecco, questa porta si vede lo spessore. Quindi questo per dire la dimensione, la diciamo immanenza di questa grande struttura termale. E l'abbiamo scelta non a caso, perché questo testimonia la grandezza che può raggiungere una civiltà anche qua in Italia. Sì, anche e soprattutto. Visto che poi, diciamocelo chiaramente, l'unica civiltà, assieme a quella cinese, che rappresenta, è indiana, che rappresenta la grande cultura asiatica, il resto c'è ben poco. È fuffa, con due F, capito? Guarda ad esempio questo meraviglioso albero, guarda, ci manca solo il negretto che si arrampica sopra. Veniamo a noi. Allora, noi, eccoci qua. Oggi veniamo reduci dall'aver presentato al Consiglio Superiore della Magistratura il nostro bel pamphlet, che è esattamente, diciamo, l'excursus del procedimento messo in atto nei confronti del governo di Matteo Renzi e poi del governo comunale del signor Isidoro Duncan, non Isidora, Isidoro, sì, Ignazio Marino, sì, che è nel nome già tutto un programma, perché gli Inigo, gli Ignazio fanno solo danni, sì, ma danni Ignazio, mondiali. Ignazio, tu sei un grande strazio, dicevo una volta. E quindi ecco, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo riprodotto pedissequamente tutto, diciamo, l'iter procedurale che abbiamo messo in atto nei confronti di questi cialtroni. Questi e tantissimi altri. Fai una ovviamente rapidissima sintesi. La sintesi è questa: con la scusa della spending review, cioè di eliminare i costi superflui, quando invece anche ieri abbiamo avuto notizia che sono aumentate a dismisura i vitalizi. C'è proprio un articolo, una presa di posizione da parte di alcune persone che sanno quello che dicono, che appunto questa spending porterà necessariamente a una riduzione dell'occupazione. Certo, certamente. Ma è quello che vogliono. Tu pensa a tutti i servizi ospedalieri e la sanità pubblica che viene ridimensionata in maniera drastica, draconiana addirittura, e immagina quindi quanta gente non troverà più finanziamenti e quindi quanti servizi non saranno più resi alla comunità. Quindi la spending review è un cane che si morde la coda. Perché ma non è un cane, è una cosa che lo vogliono intenzionale, loro, certamente, che hanno imposto, che la finanza internazionale ha imposto a questo pseudogoverno, e questo pseudogoverno pedissequamente esegue. Allora, con la legge 56 del 2014, il governo Renzi, diciamo, reduce da tutta una serie di commistioni e collusioni con i precedenti governi,
ha messo in atto questa, diciamo, svendita del territorio nazionale, completando, diciamo, l'opera iniziata già all'epoca da Romano Prodi e compagnia cantante, mettendo diciamo, a nudo tutte le competenze e annullando tutte le competenze di una struttura importante come quella, un'istituzione importante come quella della provincia. Con la scusa di voler eliminare le province, in realtà è stato fatto un giochetto di estromissione dal potere decisionale di gestione della cosa pubblica, nel caso specifico delle province, a tutto favore di una elite nominata e non eletta che fa gli interessi della grande finanza internazionale. Appunto, cioè la dittatura politica della finanza. Esattamente. La quale ha ritenuto opportuno liberarsi di alcuni gruppi di intermediari perché vuole guadagnare tutto lei per conto suo. Questa, insomma, è la logica che è sottintesa in queste operazioni. Insomma, con questo, diciamo, magheggio, diciamo sortileggio, chiamiamolo, per essere più diciamo più educati anche concettualmente. A proposito, colgo l'occasione, farlo sapere anche ai nostri amici, che c'è una recentissima sentenza della Cassazione che a fronte di una denuncia di qualcuno che si è sentito offeso perché è stato preso a male parole, la Cassazione ha detto che quelli che usano male parole hanno ragione. Anche perché, se c'è il motivo, ovviamente. No, certo, anche perché oggi la consuetudine è proprio legata all'uso di certe parole che apparentemente sono estreme, ma in realtà poi alla fine il linguaggio comune, ma servono anche per definire certi personaggi. Quindi quando io dico che Matteo Renzi è uno stronzo, io do la definizione esatta linguisticamente proprio la cosa più idonea, anzi semmai è uno stronzo che potrebbe arrabbiarsi per essere stato paragonato a Matteo Renzi. Allora, per tornare al discorso per cui stiamo facendo il video, praticamente questo sortileggio che cosa ha prodotto? Ha prodotto un aumento dei costi per i cittadini e un diciamo, annullamento dei servizi, mentre prima comunque la provincia aveva quattro precisi compiti, e cioè il mantenimento della rete stradale provinciale, il mantenimento degli edifici scolastici di ordine medio e altre competenze. No, ma anche gli abbiamo dato le autoline sulle scuole medie. Le autoline di interesse provinciale, interprovinciale e quant'altro. Insomma, avevano delle competenze ben precise. Le guardie provinciali. Hanno tolto queste quattro competenze alle province, che non sono più neanche obbligate a fare questo minimo, e questi servizi praticamente oramai saranno allo sbando, perché praticamente non vengono raccolti da nessun altro. E già i risultati si vedono, perché basta vedere lo stato delle strade provinciali per rendersi conto di come siamo messi. Questo vale poi però per solo 10 capoluoghi di provincia, che i 10 maggiori capoluoghi di provincia che vengono di fatto diciamo resi autonomi con tutta la loro diciamo Interland, per cui praticamente gestiscono un territorio oramai 10, 20, 30 volte più grande rispetto a quello che era la loro abitudine, per cui anche lì non saranno attrezzati per poter gestire questa cosa e quindi tutto andrà allo sbando. Ma questo non riduce di una lira la cosiddetta spending review, perché al contrario ci sono state già delle consulenze aggiuntive rispetto a quelle che già c'erano prima, e quindi questo non è il risultato che volevano si ottenere dichiarato, che dicevano loro, che dichiaravano certamente, per coglionare i fessi, ma in realtà il risultato lo sappiamo bene qual era una serie di risultati, fra cui il principale, quello che a noi interessa di più, che è quello dell'esautorazione del diritto di voto e di decisione di elezione dei rappresentanti da mandare a gestire il territorio provinciale, che oramai viene gestito nelle segrete stanze, come fatto oramai per molte cose. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo denunciato fin dal luglio, il 27 luglio, questa cosa, abbiamo denunciato Matteo Renzi con tutto il suo bel Parlamento attorno. E a inizio settembre abbiamo denunciato a Ignazio Marino con tutto il suo bel consiglio comunale attorno,
per anche lui diciamo coinvolto in questa storia. E poi successivamente il 12 settembre abbiamo fatto ricorso al TAR, il quale TAR invece di accogliere il ricorso, no, ha fatto finta di accogliere, è diverso, perché poteva lasciar cadere, certo, tutto come fanno alla Procura della Repubblica. È chiaro che è stato, volevano prendersi per il culo, no, ma dovevano, non potevano rifiutarsi di raccoglierlo, no, e hanno fatto in modo che non avesse seguito, al che poi noi il 27 novembre abbiamo denunciato il TAR nel suo insieme, dal presidente fino all'ultimo dei galoppini, a che nonostante tutte le, diciamo, tentativi di approccio per portare avanti il procedimento del ricorso, non c'è stato niente da fare, a tutt'oggi è fermo. E a questo punto noi oggi siamo venuti al Consiglio Superiore della Magistratura, dove abbiamo denunciato tutto questo sfacelo nel suo complesso. Oggi ovviamente sappiamo, non li abbiamo denunciati. Noi sappiamo benissimo che questo non schioderà nulla, nessun ragno dal suo buco, su questo non c'è ombra di dubbio, ma noi, come ha detto già preventivamente l'amico Giorgio, possiamo tranquillamente andare in giro ovunque e dovunque a sputtanare, a mandare a fanculo chiunque, del tutto legittimamente. Esattamente. E questo è questo quanto. Questo ciao è quanto e vi salutiamo, dopodiché faremo un'altra intervista e vi invitiamo a seguire anche quella.